bene, comunque ben trovati in questo nuovo video. Perdonatemi se magari mi sentite un po' basso, cercherò in fase di editing di aggiustare l'audio, ma purtroppo in questo momento non posso utilizzare un tono di voce troppo alto. Oggi ragazzi siamo qua tornati con il Phantom, come potete vedere lo sto rimontando completamente, come ho già detto nello scorso video, spero per l'ultima volta. Oggi ragazzi parliamo di impianto di raffreddamento, sì, perché in tantissimi mi avete chiesto su Instagram come si fa per fare lo spurgo corretto ai radiatori, comunque all'impianto di raffreddamento, ma Buzz non gira l'acqua, lo scooter mi si scalda tanto, quindi oggi andiamo a vedere come effettuare correttamente e nel miglior modo possibile lo spurgo del proprio impianto di raffreddamento. Ci tengo ragazzi inoltre a dire che vorrei fare un altro video inerente all'impianto di raffreddamento, ovvero come ottimizzarlo, quindi mantenendo gli stessi radiatori, come possiamo andare a abbassare il più possibile la temperatura mantenendo i radiatori che abbiamo. Logicamente se abbiamo uno scooter con un TPR, ipotesi, e ci raggiunge 80 gradi, dobbiamo assolutamente cambiare o aggiungere un radiatore. Però se comunque abbiamo una temperatura con tutto originale di 65-70 gradi, possiamo ottimizzare di circa 5-7 gradi il nostro impianto di raffreddamento, che credetemi non sono pochi. Prima di partire ragazzi col tutorial ci tengo a dire che molte cose dipendono in base allo scooter e al tipo di radiatori che avete, quindi la facilità con cui fare lo spurgo dipende anche dai radiatori. Esempio, in questo tipo di radiatori con questo tipo di pompa è molto facile fare lo spurgo. Nonostante questo comunque vi darò tutti quanti consigli anche per magari degli scooter un pochino più difficili come l'F12 con radiatori originali, che è un po' ignorante da fare lo spurgo, un po' tosta, quindi cercherò di darvi tutti i consigli, che io ovviamente certe cose qui non le farò perché non sono indispensabili, però comunque ve le dirò in modo che le possiate adottare sui vostri scooter. Bene ragazzi, ma partiamo con il video vero e proprio. Allora, qui ho montato l'impianto di raffreddamento. La prima cosa da controllare ragazzi è che non perda liquido da nessuna parte, quindi quando andiamo a rabboccare assicuriamoci che non cada neanche una goccia, perché altrimenti si svuota l'impianto e siamo da punta a capo. Quindi la prima cosa da fare è, una volta aver collegato tutto l'impianto a pompa spenta, quindi se è elettrica a pompa spenta, se è meccanica a scooter spento, apriamo il tappo e rabbocchiamo finché l'acqua smette di scendere, quindi la portiamo a livello massimo. Bene ragazzi, apriamo il tappo. In questo caso lo scooter è uso pista e in uso pista è obbligatorio solamente acqua distillata, in quanto se il pilota dovesse cadere e dallo sfiato uscire del liquido ai radiatori è altamente scivoloso ed è molto pericoloso poi per i piloti che ci passano sopra, a differenza dell'acqua distillata che è molto meno pericolosa. Quindi cominciamo a rabboccare i radiatori. Ok ragazzi, allora come potete vedere, non so se si vede, comunque l'acqua è arrivata a livello, quindi vuol dire che abbiamo riempito la maggior parte del nostro impianto, ma ovviamente sono presenti delle bolle all'interno dell'impianto. Quindi in caso di motori che non hanno sulla testata, comunque gruppi termici che non hanno lo sfiato, il mio consiglio è questo: andate a svitare la fascetta che sta qua del tubo collegato alla testata, svitate la fascetta e la portate fuori, prendete il tubo e lo scollegate leggerissimamente in modo che da qualche lato del tubo esca qualche schizzetto d'acqua, in modo che insieme all'acqua esca anche l'aria presente appunto nella testata. Questo da fare in caso non abbiamo lo spurgo sulla testa. Nel mio caso invece io lo spurgo sulla testa, quindi mi basterà semplicemente in questo caso con una chiave a brugola vado a svitare e si sentirà proprio il rumore dell'aria che esce, fino dopodiché uscirà dell'acqua classica, quindi dobbiamo aspettare che esca dell'acqua. Ok, avete sentito che come ha sfiatato l'aria, quindi in questo momento abbiamo tolto maggior parte dell'aria presente in testa. Ovviamente fatto questo procedimento sulla testata, sempre a pompa spenta, l'acqua, se noi andiamo a vedere, come vedete ragazzi, era pieno fino al bordo, l'acqua è andata giù, quindi se anche da voi sicuramente calerà il livello, andiamo a rabboccare un'altra volta. Ok ragazzi, rabboccato, come potete vedere io ho collegato la batteria alla pompa e ho collegato anche un pezzettino di carena appunto dello sportellino dell'F12, in quanto ho su un pulsante. Questo pulsante lo trovate su Amazon per chi fosse interessato, è un classico pulsante on off che utilizzo io per accendere e spegnere la pompa. Ora, a prescindere dalla vostra pompa, che sia elettrica quindi tramite pulsante oppure meccanica quindi
accendendo lo scooter, cosa dobbiamo fare? Accendiamo la nostra pompa finché non vediamo che il liquido scende, il liquido comincerà a scendere. Una volta accesa la pompa e il liquido comincerà a scendere, noi dovremo rabboccare tenendo la pompa accesa, quindi rabbocchiamo finché l'acqua non smette di scendere. Dunque ragazzi, allora vado ad accendere appunto la pompa e immediatamente scenderà appunto il liquido, quindi ok, l'acqua comincia a circolare e inevitabilmente qui l'acqua è scesa, quindi aspettiamo un attimo che l'acqua circoli e che butta fuori le bolle appunto dal tappo del radiatore. Mi raccomando ragazzi, quando fate lo spurgo il tappo del radiatore è sempre aperto perché le bolle da qualche parte devono pure uscire. Quindi cominciamo, mentre l'acqua gira, a rabboccare l'acqua. Quindi andiamo a rabboccarla. Finché comunque vedete che l'acqua rimarrà appunto a livello di quando voi appunto la rabboccate. Quindi ovviamente le prime volte l'acqua comincerà man mano a scendere piano piano. Quando smette di scendere dobbiamo cominciare a fare lo spurgo in modo diverso. Che questa cosa cambia in base a se avete la pompa elettrica oppure abbiamo una pompa meccanica. Ora ragazzi vi faccio vedere che l'acqua, come potete notare, vedete, sta girando. Ora vi faccio vedere che come spengo la pompa, qui comincerà a sfiatare e scenderà il livello dell'acqua. Ora vi vado a far vedere, guardate, io vado a spegnere la pompa, avete sentito? E il livello vedete che è sceso. Per i possessori di pompa elettrica fate questo giochino una decina di volte, quindi andiamo ad accendere la pompa dell'acqua, ovviamente sempre tenendo il livello bello alto nel radiatore. Facciamo girare per circa 10-15 secondi, spegnete la pompa e dopodiché andiamo a rabboccare. Lo stesso identico procedimento lo potete fare con la pompa meccanica. Viene un pochino più difficile, quindi accendete lo scooter 10-15 secondi, intanto qualcuno magari vi rabbocca il liquido, finché comunque facendo questi accendi e spegni, appunto accendete 15 secondi, spegnete, rabboccate, accendete 15 secondi, spegnete, vedete che l'acqua rimane sempre lì. Ora ragazzi io lo farò sul mio scooter, dopodiché vi faccio vedere gli ultimi due metodi per poter spurgare al meglio il vostro impianto. Bene ragazzi, allora siamo arrivati al punto che pompa accesa, come potete vedere l'acqua si muove, quindi sta girando, io vado a spegnere la pompa e come potete vedere l'acqua rimane a livello, ora non si vede, ok, vedete l'acqua rimane a livello. Ora, per chi dovesse avere ancora problemi, ci sono altri due metodi per poter fare un migliore spurgo, di cui uno dovrò farlo anch'io, ma lo farò off camera in quanto da solo non riesco. È quello di, mentre l'acqua gira, a prescindere dal tipo di pompa, tenere lo scooter dritto a 90 gradi per qualche secondo con il tappo aperto. Questo dovrebbe facilitare le bolle che si trovano nella parte bassa a uscire nella parte alta. Il secondo metodo ragazzi è quello di andare a scollegare le fascette come abbiamo fatto e come vi ho consigliato precedentemente con la testata. Andiamo a slentare tutte le fascette, quindi radiatore, attacco cilindro, attacco testa e altro radiatore. Andiamo a slentare la fascetta in modo che fare come prima qualche schizzettino d'acqua, in modo che insieme appunto all'acqua escano anche le bolle. Per i possessori appunto di pompa elettrica io solitamente lascio il tappo aperto con l'acqua al massimo e lascio scaricare completamente la batteria e quindi faccio girare l'acqua in modo che tutte le microbolle possano uscire dal tappo superiore. Per i possessori invece di pompa meccanica il mio consiglio è quello di utilizzare lo scooter, fare qualche giro piano piano con il tappo aperto, quindi ai 10-15 all'ora, in modo che il cilindro scalda e comunque riesca meglio a buttarvi fuori le bolle dalla parte superiore. Ragazzi, una volta fatto questo avrete spurgato correttamente il vostro impianto di raffreddamento. Un consiglio: le prime volte che utilizzate lo scooter dopo lo spurgo, quindi ok, l'acqua ha fatto qualche girettino qui davanti casa, l'acqua comunque non scende più, chiudo il tappo e vado per strada. Il mio consiglio è questo: controllate magari per i primi 2-3 giorni, controllate che l'acqua rimanga a livello e se scende rabboccate. Se dopo 3-4 giorni l'acqua scende sempre, le cose sono due: o perde da qualche tubazione barra radiatore oppure la mangia al cilindro, quindi la guarnizione che chiude la testa con il cilindro, quindi l'O-ring, magari si è pizzicato, si è leggermente crepato e passa qualche goccia in camera di combustione che ovviamente voi non vedete perché viene
appunto bruciata, però comunque notate perché comunque l'acqua nel radiatore scende. Se magari il primo o secondo giro l'acqua scende, è normale perché ci sono un po' di bolle all'interno dell'impianto piccoline che sommate comunque vi fanno scendere un po' il livello una volta che comunque escono dal tappo. Però se dopo 4-5 giorni ancora cala l'acqua, come vi ho già detto, i problemi sono o perdite oppure se la mangia il cilindro. Ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, vi sia stato utile, ho cercato di essere il più chiaro possibile, perdonate come sempre appunto il fatto delle riprese che non sono il top, ma purtroppo sto cercando di comprarmi una fotocamera per fare dei video decenti e un cavalletto decente in modo da poter aumentare la qualità video e audio. Ragazzi, come sempre vi invito a lasciare un mi piace, un commento, iscrivervi al canale, passate dai miei social che trovate in descrizione. Ragazzi, se vi dovesse servire qualche video particolare, comunque di cui potrei fare un tutorial, fatemelo sapere. Ragazzi, noi ci vediamo al prossimo video.